Buongiorno, la segna stampa di oggi, 14 novembre, martedì, quindi questa sera ci saranno due appuntamenti fondamentali, almeno per chi di voi lo ritiene tale, per me lo sono. Il primo alle 19 con Matrix su Radio 105, il secondo appuntamento fondamentale è Matrix su Canale 5 alle 23:30, anzi più tardi questa sera, come spesso avviene, gli orari di Matrix non sono proprio in cima alla correttezza e alla puntualità, mettiamola così, ma non dipende da me, ve l'ho già detto mille volte. Quali sono le cose che sono avvenute oggi sui giornali? È presto detto. L'Italia ha perso, come milioni di persone, tra poco lo vedremo sull'Auditor, hanno visto ieri sera a Rai 1, ha perso, non succede dal 1958, la possibilità di andare ai mondiali di calcio che si tengono una volta ogni 4 anni. E il 99% dei giornali italiani oggi ha trattato questa vicenda come se fosse una questione sportiva, cioè relegando nelle pagine dello sport, tranne forse il giornale di cui faccio vice direttore fino a prova contraria e il Tempo che ha fatto una contropartita favolosa. Andate a lavorare, intesa per i giocatori di calcio italiani che ieri hanno fatto una figura di merda, così come ha fatto una figura da quattro soldi l'intera nazionale italiana, i dirigenti sportivi, gli allenatori, i giocatori strapagati, per me, per quanto mi riguarda, la figuraccia l'hanno fatta tutti quelli che fanno parte del circolo del tecnico e professionale del calcio italiano, che viene considerato lo sport più frequentato, più utile, più importante italiano, e poi dopo facciamo una figura come quella che si è vista ieri sera, in cui ci sono 11 persone che non sono in grado di qualificare l'Italia ai mondiali, e a cui parteciperanno, mi sembra, 32 nazioni di posti diversi. Ognuno ci avrà le sue scuse, ma il vero fondamento per il quale secondo me è ridicolo aver messo questa notizia nelle pagine sportive è che il senso di un'Italia perdente. Abbiate pazienza, quello che dà un paese che vince è un'Italia, è un paese che vince negli sport, è un paese che vince nella cultura, è un paese che vince nei film, è un paese che vince nel turismo. Oggi ci sono dei dati sul fatto che il turismo e soprattutto i musei italiani stanno funzionando, grazie, si direbbe, a provveditori non italiani. Vabbè, ma lasciamo perdere questa parentesi. Questo è un paese che vince, non solo il paese che ha un PIL che aumenta. Quindi, dice Gabriele Barello, squadra specchio del paese, questo non lo so, ma far finta che sia soltanto una questione sportiva è una cosa ridicola. Altrettanto ridicolo, e questo l'ha capito bene Veronese oggi sul giornale, è che da ora in poi abbiamo 60 milioni di commissari tecnici, ma non ci abbiamo la squadra. E si vede dalla prima pagina oggi del Corriere della Sera. La prima pagina del Corriere della Sera cosa c'ha? C'ha Gramellini che ci spiega come l'allenatore avrebbe dovuto far giocare i giocatori che aveva a sua disposizione. Io la trovo una cosa che mi fa impazzire! Mi fa impazzire! Sanno tanto gli chic, gli intellettuali, i colti, quelli che ci spiegano che i ragazzi non devono lavorare da McDonald's, tutte ste stronzate qua, colte, poi sulla prima pagina del Corriere ci spiega dove dovevano usare il Zarawi, dove avrebbero dovuto usare un altro. Questo è il concetto del giornalismo italiano. Va nello sport, non ci si rende conto che è lo specchio del paese, ma ti ritagli 20 righe per spiegare tu come doveva essere la squadra, perché se Gramellini fosse stato il CT della nazionale, lui sì che avrebbe fatto in modo che la nazionale si sarebbe qualificata. Vabbè, io la trovo incredibile. Quanto costa è un altro dei temi che forse oggi i giornali giustamente affrontano. 100 milioni è il buco secondo il Corriere della Sera, addirittura il giornale mi sembra un po' esagerato, 10 miliardi, ma ci mette anche tutto l'indotto del turismo e del traffico outgoing che non ci sarà nell'andare dall'Italia alla Russia. Parlando invece delle cose che appassionano i giornali, cioè appassionano poco il fatto che l'Italia sia stata, appassionano relativamente il fatto che l'Italia non vada ai mondiali, quello che appassiona molto è le aperture a sinistra di Renzi. Acqua fresca! Non perché sia acqua fresca l'apertura di Renzi, ma come ha fatto di tutto per dividere. Oggi Polito ci spiega che non è solo la colpa sua sul primo pagina del Corriere della Sera. Adesso si rende conto che purtroppo per lui, ma anche per noi, tocca tenersi dentro quei vecchi arnesi di Bersani, di Grasso, di Speranza, di D'Alema. Fa un'apertura, dice che non ci sono abiure e facciamo pagina 2, 3, 4, 5 dei quotidiani italiani. E poi tu immagini qua sotto proprio c'è una coda perché c'è un'edicola là in fondo, c'è un'edicola qua sotto e qui dice questo.
questa coda di 3 chilometri per andare a vedere che cosa hanno scritto Franco, cosa ha scritto per dirti Massimo Franco, quello che gli è venuto la bava alla bocca con Renzi quando Renzi non è più potente. Ma prima mi sembrava che invece questi giornalisti fossero tutti là a stendere il tappetino a Renzi. Oggi ci spiegano perché Renzi sbaglia. Tutti allenatori della squadra di calcio, tutti allenatori del PD, ma una cosa fatemela dire, cioè chi se ne frega dell'apertura di Renzi a sinistra, se non un principio molto sano che si potrebbe, forse lo dice Polito, che apre la Bonino. Ieri c'è stata una delegazione della Bonino. La Bonino rappresenta se stessa, ve lo dice un radicale di anima come sono io. Io la Bonino non la voto manco se mi schiaffeggiano, manco se arriva quello del clan Spada mi prende a capocciate, sta cacchio di Bonino che si sente una specie di santona dell'establishment mondialista e che pretende da Renzi che si faccia lo Ius Soli. Quindi Renzi apre, secondo i giornali oggi, ad Alfano, a Grasso, alla Bonino, al centro, e vuole sia lo Ius Soli sia la follia totale che oggi. Ma la cosa più divertente, oggi c'è un fogliettone, mi sembra, su Corriere della Sera, che all'interno della sinistra stanno scindendo l'atomo, anzi le particelle quark. Il mio amico Zichichi forse non ridirà dalla mia metafora, ma sapete perché? Perché Montanari e Falcone, voi direte, ma chi cavolo sono? Ve lo dico io chi sono. Sono due civici, sono civici che starebbero insieme all'MDP articolo 1, tutta sta galassia senza senso della sinistra. E che cosa dicono? Non vogliono stare con Bersani. Quindi Bersani non vuole stare con Renzi, Renzi vorrebbe stare con Bersani, e all'interno del gruppo di Bersani e Pisapia e D'Alema e Speranza ci sono due civici che si chiamano Montanari e Falcone che non stanno con loro. Ragazzi, una roba per cui capisci perché la destra vincerà per i prossimi 100 anni. Oggi Repubblica si fa la pubblicità del prossimo suo restyling. Sapete cosa dice? Quale sarà il futuro di Repubblica? Cosa mette in prima pagina? Sarà forse il primo claim di Repubblica e lo cambierà nei prossimi giorni? Berlusconi! Dal passato al futuro, e chi mette la foto? Berlusconi! C'hanno una specie di tarma qua, una specie di che cosa gli è entrato nella testa ai repubblicani, quelli con l'anello al naso, per cui pensano che Berlusconi sia sempre comunque il simbolo che gli fa vendere qualche copia. L'Auditel ieri, giallo perché non pubblica i dati alle 10 come fa tutte le mattine, ma alle 16, proprio nel giorno in cui c'è l'esordio di Giletti, che va peraltro molto bene perché fa l'8%, quasi il 9%, sulla 7, che è un risultato che tutti si sognano, sarà pure la prima puntata, ma è un risultato stellare. Fazio gli danno milioni sul Rai 1, fa il 14, quello fa il 9 sulla 7, dopo essere stato cacciato dalla Rai. Ma la cosa che è ridicola di Cairo, è che subito fa questa dichiarazione: a pensar male si indovina, sul fatto che i risultati degli ascolti del suo Beniamino che ha appena acquistato sono arrivati con tanto ritardo. Ma siccome sono andati bene gli ascolti di Caro Cairo, pensa bene invece che pensare male, non applicare alla televisione e agli affari gli stessi principi che tu applichi evidentemente al calcio, in cui, come si è capito, qualcosa di bacato c'è. Feltri fa un pezzo che in realtà critica un po' Giletti su alcune sue posizioni, però dicendo viva Giletti e viva Cairo che i soldi suoi li spende, in differenza della Rai che spende male i nostri. Straordinaria la storia del Fatto, per cui vengono sostanzialmente cacciati o considerati non crediti tre giornalisti, uno del Fatto, l'altro del Messaggero e l'altro di un altro quotidiano che non so che sia, dell'Huffington Post, in un ristorante di Palermo, perché arrivavano Di Maio, Casalino, Grillo e non volevano stare sotto lo stesso tetto con dei giornalisti, peraltro come quello del Fatto Amico, perché il Fatto è il quotidiano di riferimento del Movimento 5 Stelle. Cosa succede? Che i giornalisti lo dicono, che si sono sentiti maltrattati da questi del Movimento 5 Stelle. I cretini se ne vanno da quel ristorante invece di rimanere a quel ristorante, dicendo: ma vaffanculo Grillo, se ti facciamo schifo noi siamo già seduti su questo tavolo, tu prendi e te ne vai a mangiare da un'altra parte, così avrei fatto io. Così avrei fatto io. Bene, allora loro si alzano, questi giornalisti se ne vanno, e sapete che cosa? Lo scrivono sui giornali quello che è avvenuto, e il blog di Grillo dice che è una fake news, e oggi sul Fatto ritorno dicendo: guardate che fake c'è poco, perché c'era un mio giornalista, sono io, mi chiamo De Carolis, come si chiama, mi sono alzato dal tavolo, li ho considerati degli screanzati, ma non ho scritto né più né meno di quello che è avvenuto. Ma comunque, insomma, questo dà il senso dell'arroganza del potere, che può essere fatto anche con la faccetta buona di Di Maio. Populismi veri
sono quelli che riguardano due questioni. La prima, la questione Brizzi, come ci ricorda oggi Nordio sul Messaggero. E oggi c'è anche un'intervista di una donna che è stata, dice lei, molestata, gli ha detto spogliati, e lei non si spoglia, se ne va via. E Brizzi è diventato, mi sembra, l'uomo a quale il capro espiatorio Weinstein italiano, tutti contro Brizzi. E oggi giustamente Nordio ci ricorda come i processi mediatici siano pericolosi. Bisognerà considerare molto chiaramente quello che riguarda la vicenda Brizzi, perché non si può mettere alla gogna un uomo soltanto per delle dichiarazioni che, come le ho lette io, sono gravi, gravissime, ma che comunque devono essere dimostrate, perché se no hai ucciso una persona senza dargli neanche la possibilità di difendersi. Sulla Popolare di Vicenza è straordinario, finalmente avete voluto le carte dei debitori della Popolare di Vicenza, cioè le persone, i delinquenti a cui Zonin avrebbe prestato i soldi e poi la banca è saltata. Si tratta di persone normali, aziende normali. Due di queste imprese, dei 100 grandi creditori, debitori della Banca Popolare di Vicenza, gli imprenditori si sono ammazzati, si sono suicidati. Volevate fare i fenomeni. Purtroppo, durante 10 anni di crisi, le banche, quelle di merda come la Vicenza, ma non solo, Unicredit e tante altre con le spalle meno larghe della Vicenza, hanno prestato male i loro soldi. Va bene? Certo, qualche volta a qualche amichetto, ma non sempre agli amichetti. Anche imprenditori che si sono suicidati, ai calciatori. E che c'è di male? Se non lo presti a un miliardario, a chi li presti? Nonostante giochino, come abbiamo visto ieri sera, i calciatori guadagnano cifre senza senso. Ci sta. Che prestino anche ai calciatori. Due imprese di gioielleria, se hanno prestato 20 milioni a un'impresa che fa gioielli a Vicenza, che è l'attività tipica di quelle zone, che poi è saltata. Insomma, quello che penso è che quando leggete la lista della Popolare di Vicenza capite che il vero populismo è pensare in maniera semplice su quello che è successo nel sistema bancario italiano. Un saluto, vi do appuntamento questa sera, come sempre, a Matrix, e poi a Matrix Radio alle 19, e poi verso mezzanotte, se siete ancora svegli, spero di sì, a Canale 5. Ciao!